In compagnia di Francesco Cisternino vi presentiamo il suo ultimo libro, La Puglia, ieri, oggi e domani. Ciao Francesco. Ciao, buongiorno a tutti e grazie per avermi accolto qui. In realtà ultimo libro non è proprio la definizione corretta. Questa è una raccolta che raccoglie i racconti di autori emergenti, speriamo di essere emergenti, che hanno vinto un concorso bandito dalla rivista Puglia Libri, un concorso online, e che ha visto la partecipazione di diversi soggetti, e questi sono i raccolti selezionati. In realtà per me è la seconda pubblicazione diretta, perché un'altra mia raccolta è già stata pubblicata con la Stilo di Viterbo nel 2006, e ho curato un libro che era il libro della mia compagna, Nel Regno delle Chimere, pubblicato sempre dalla Stilo, ed è un libro anche quello importante, perché i fondi raccolti da quel libro servono a finanziare un progetto di formazione per medici specializzandi. Ecco, raccontaci quando nasce l'idea di realizzare appunto questa raccolta. Questa raccolta, dicevo, nasce con questo concorso creato da Puglia Libre, un concorso a cui la partecipazione era completamente libera, e così, senza neanche avere grosse aspettative, provai a inviare un racconto, e qualche tempo dopo mi avvertirono che stranamente era stato selezionato fra i vincitori. Sono racconti che hanno un taglio fra loro diverso, ma un tema comune, che è quello della Puglia. Infatti la raccolta si chiama La Puglia di ieri, oggi e domani, e gli autori, ognuno con il proprio taglio, con la propria sensibilità, hanno sviluppato in maniera differente questo tema. Per me il mio racconto, che si chiama Il Naufrago, è un viaggio che in realtà è una passeggiata, ma allo stesso tempo è una navigazione, un naufragio, come dice la parola stessa, in una terra che amo ma non riesco a comprendere e ad amare fino in fondo, perché ne sono sempre in qualche modo respinto. Entriamo nel particolare. Nel particolare è un... Perché respinto? Sì, perché respinto? Perché è una terra che non si può fare a meno di amare, ma allo stesso tempo non puoi fare a meno di notare quante cose ci siano da cambiare e da rendere differenti. Non puoi fare a meno di amare questa terra, perché qui siamo circondati da una natura che un po' la ricorda quelli che sono i suoi leitmotiv, e che sono anche i leitmotiv del mio racconto: questi ulivi, questo sole, questo calore anche che ti squaglia l'anima, e quindi ti affascina come terra, ti affascina sentire e vedere la sua storia, vissuta anche nei terrazzamenti delle campagne, in queste colline scavate, lavorate dal popolo di formiche, come veniva chiamato, nel corso dei secoli, che sono stati i nostri padri, i nostri nonni, i contadini. E però allo stesso tempo una terra che ha sempre qualcosa che ti respinge, perché non riesci mai a capire fino in fondo se riuscirai a realizzare quello che veramente vorresti qui, o seppure sarai costretto ad andartene. Magari poi ritornare. Salvo poi ritornare, sì. Anche se sempre più spesso, purtroppo, tanti della mia generazione sono costretti ad andare via, e il ritorno è lasciato solo a una remota possibilità. Negli altri racconti che tipo di Puglia viene descritta? Ma gli altri racconti sono molto differenti fra di loro. Tra l'altro sono differenti anche parecchio per quanto riguarda l'età degli autori. C'è addirittura un racconto scritto da un ragazzo di appena 17 anni. E rispecchiano anche il modo in cui sono stati scritti e i temi che trattano, le età differenti e le sensibilità diverse. C'è un racconto di una persona che ormai non vive più in Puglia da, credo, almeno 30 anni, e che però ricorda la Puglia della sua infanzia, o forse, credo, leggendolo, addirittura una Puglia che non ha mai neanche realmente vissuto, ma è quella dei racconti di chi, dei suoi nonni, dei suoi genitori. C'è una Puglia che invece è un racconto che io ho trovato delizioso, che si chiama Hotel Escort, nella raccolta, con un taglio anche particolare come scrittura, perché ricorda per alcune cose Jonathan Coe come narrativa, e questa Puglia che in realtà è un albergo dove si avvicendano per 30 anni politici, ricastri, faccendieri, un albergo che vive la sua decadenza e la sua rinascita però in mano a un altro traffichino arricchito che rimpolpa la frequentazione di escort a favore di politici e amministratori. È una raccolta molto variegata di immagini diverse della Puglia.
Dove è possibile acquistare? Allora, il libro è acquistabile in qualsiasi libreria, certo, essendo la casa editrice La Stilo non una delle major editoriali, è più probabile che si debba ordinare, però è la distribuzione comunque garantita in ogni libreria, al limite prenotandolo. E poi, quali sono i tuoi progetti prossimi o insomma attuali? A cosa stai lavorando? Diciamo che ce ne sono due. Uno è la scrittura di, finalmente cercare di scrivere un romanzo, ma questo è più in là da venire come tempi. E il secondo progetto è il seguire la promozione del libro della mia compagna Nel Regno delle Chimere, l'autrice era Laura Regano, che purtroppo non c'è più e che io seguo perché la finalità del libro è proprio raccogliere fondi per finanziare il progetto Itaca Laura Regano, che serve a specializzare medici in trapiantologia epatica, e in più perché faccio parte di un'associazione che è l'AITF, che è molto impegnata a livello nazionale e locale proprio per incrementare la sensibilità, la cultura della donazione d'organi e anche far sì che la sanità a livello pugliese, ma non solo, possa essere sempre migliore. Grazie a Francesco Cisternino per essere stato con noi. Grazie a voi. Tell me when will you be mine? Tell me quando